Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza dalle origini molto antiche. Oggi vi presentiamo il mastino tibetano. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il mastino tibetano, detto anche Doki o leone del Tibet, è un cane del tipo molossoide. Le sue origini sono molto antiche. Questa razza fu introdotta per la prima volta a guardia dei monasteri tibetani circa 3000 anni fa. Basta pensare che Marco Polo, nel Milione, lo descrive così: grande come un asino e con la voce forte come quella di un leone. È considerato il progenitore di tutti i mastini e i molossidi di oggi. La sua taglia è grande, anzi, grandissima. Una XXL. È caratterizzato da una struttura fisica massiccia, potente e ben strutturata, ma risulta allo stesso tempo un cane elegante e maestoso. L'altezza prevista dallo standard della razza può arrivare fino alle dimensioni di ben 71 cm per i maschi e 68 cm per le femmine. Allo stesso modo, il peso è però molto variabile, varia dai 55 kg fino agli 80 sia per i maschi che per le femmine. Per quanto riguarda il suo pelo, è liscio, folto, duro e di media lunghezza. È molto abbondante sulla zona del collo, come se fosse una criniera, e questo gli conferisce il suo classico aspetto di un leone. Tra le colorazioni ammesse dallo standard troviamo il nero e il color sabbia. Non perde troppo pelo, per cui non necessita di essere spazzolato con troppa frequenza. Una volta a settimana può bastare. È un cane che, a causa delle sue grosse dimensioni, non è assolutamente adatto alla vita domestica, soprattutto a causa della sua indole da guardiano. Può vivere in città solo se ha a disposizione un giardino, ma l'ideale sarebbe una casa in campagna con ampio spazio esterno. Inoltre, è un gran abbaiatore. Il mastino tibetano ha un carattere molto calmo e tranquillo, tanto che se troppo disturbato potrebbe mal reagire. Infatti non è nemmeno un giocherellone. È un cane molto legato alla famiglia, ma non sarà spesso affettuoso, piuttosto si tratta di un cane molto indipendente e testardo, che ama la solitudine. Il suo punto di forza è la sua attitudine naturale alla guardia, ma attenzione, perché è incline a mordere. È assolutamente sconsigliato come primo cane, nel modo più assoluto. Un mastino tibetano potrebbe essere pericoloso nelle mani di persone inesperte. Non è un cane in nessun modo facile da addestrare e la sua grossa mole non aiuta. Anche dopo anni resterà comunque un cane che può avere dei momenti imprevedibili. Per questo è sconsigliato a famiglie con bambini piccoli ed anziani. Con gli estranei si dimostrerà molto diffidente e anche molto mordace. Un'ottima socializzazione nell'infanzia è necessaria, con altri cani difficilmente andrà d'accordo, salvo il caso in cui ci crescerà insieme. In quel caso non avrà problemi. Il mastino tibetano vive mediamente dai 10 ai 12 anni, gode di un'ottima salute generale. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza grande e possente come quella del mastino tibetano. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente a informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!